Colonnello, cosa rappresenta per l'arma dei carabinieri della provincia di Bergamo, in modo particolare per la compagnia di Clusone, questa nuova caserma? Vabbè, avere una sede efficiente, commisurata alle esigenze, è sempre una soddisfazione, un punto di partenza e non, sicuramente non di arrivo. Rappresenta un successo, nel senso perché dopo diversi anni, insomma, che si è perseguita senza mollare questa soluzione, stiamo arrivando, insomma, all'occupazione. Insomma, il contratto è stato firmato qualche giorno fa e adesso stiamo procedendo con tutte le pratiche amministrative che servono per avere la piena occupabilità, insomma. Indicativamente, quando potrebbe avvenire il trasferimento? Beh, diciamo che anche in relazione al mese di agosto, dove le varie aziende, anche dei traslochi, non sono purtroppo pienamente disponibili, io spero per metà settembre che siamo già presenti e trasferiti presso questa sede, anche perché, come ben sapete, la precedente non riunisce tutti i requisiti, insomma, della efficienza e della comodità. Un'opera questa realizzata dalla comunità montana Valleseriana che qui in precedenza aveva la propria sede. Ricordiamo anche l'operazione che è stata messa in campo per arrivare ad avere questa nuova caserma. Sì, è stato, diciamo, particolarmente difficile riuscire a realizzare questo immobile anche perché siamo capitati nel periodo del Covid, per cui le aziende non potevano lavorare e successivamente abbiamo avuto dei problemi con l'aumento dei prezzi. È chiaro che le ditte che lavoravano con l'aumento dei prezzi rallentavano un po' quello che era il loro lavoro. Comunque complessivamente oggi siamo arrivati alla fine, oggi è la giornata conclusiva. Dalla settimana prossima i carabinieri cominceranno a portare qui i loro documenti, i loro mobili, eccetera. La caserma copre una superficie di 1250 metri coperti e 1250 scoperti. Sicuramente in questo edificio avremo anche la possibilità forse di avere delle forze dell'ordine in più e per cui questo va sicuramente a beneficio della sicurezza dei nostri cittadini. La conclusione dei lavori per questa nuova caserma è senza dubbio una buona notizia anche per Clusone che ospita sul suo territorio, oltre alla stazione, anche ricordiamo il comando compagnia. Sì, un'ottima notizia in un periodo in cui si sente spesso dire che chiudono servizi, quindi vengono poi tolte, diciamo, cose importanti ai territori. In questo caso qui a Clusone invece si è voluto mantenere un importantissimo presidio delle forze dell'ordine, che è appunto la nuova caserma dei carabinieri, sede della compagnia, quindi rappresentativa di oltre 60 comuni, e ovviamente sede della stazione, nucleo operativo e tutti i vari nuclei dell'arma. È anche una nuova collocazione più dentro al centro abitato rispetto alla precedente. Sì, quello è vero, con i pro e contro. Da un lato una zona altamente residenziale, con anche nuove residenze, nuove famiglie che sicuramente si sentiranno maggiormente tutelate da questa presenza all'interno proprio del tessuto urbano. Dall'altro qualche forse difficoltà in più viabilistica, ma col tempo vedremo anche quindi di migliorare un po' la situazione. Adesso diciamo l'importante è che si prenda possesso e si metta in funzione questa caserma. Mano a mano, quali saranno le esigenze che emergeranno, vedremo di affrontarle e quindi di superarle.